Stamattina al centro islamico di Giugliano una brutta sorpresa. Cosa avete trovato? Abbiamo trovato un testo di maiale sulla nostra cancella. Ma noi pensiamo che questa è una cosa di genere, una cosa non prendiamo come una cosa poco grave. Non è una cosa che una minaccia proprio. Pensiamo che è una cosa di genere. C'era anche una scritta sui muri esterni alla moschea, Fuck ISIS. Sì, sì, è giusto, abbiamo trovato anche questo. Ma in realtà non sappiamo chi. Noi ci pensiamo che è un gioco di un bambino, no? Non sappiamo. Avete mai avuto problemi qua a Giugliano di integrazione? È il primo episodio di questo tipo? Da quanto abbiamo aperto qua non ce l'abbiamo nessun problema così, infatti i cittadini qua sono molto bravi e tranquilli, non abbiamo avuto nessuna minaccia di questa tipi. Per noi non vale proprio niente, non sappiamo cosa intende dire, perché forse, non lo so, pensano che è musulmano e non mangia il maiale, quindi hanno messo il testo di un maiale, ma per noi non prendiamo come una cosa così grave. Da stamattina avete fatto denuncia, c'è la polizia, avete sentito l'attenzione delle istituzioni rispetto a quanto è successo? Ma penso che i dirigenti hanno fatto quella che deve essere fatto. Da quanto tempo esiste la moschea a Giugliano? Circa un anno e mezzo che abbiamo, diciamo, a chi viene da Ghana, diciamo Africa, e poi abbiamo chi viene da Asia come Bangladesh e cose. Questa è una cosa di tutte, quindi viene diverse nazionalità. Ma dopo quello che è successo a Parigi con gli attentati terroristici è cambiato il clima? Sì, possiamo dirci sì, ma dipende sempre dalla persona. Perché noi siamo in una zona molto tranquilla e che facciamo cose sempre normali, non abbiamo visto questo freddamente che, dicendo in nostra zona qua. Lei pensa che comunque si tratti di un gesto di ragazzini, quindi secondo lei non è razzismo o non è islamofobia? Io penso, perché una persona normale, una persona che ragiona come adulto, non pensa che può fare una cosa di questo tipo. Quindi penso una cosa di ragazzino, una cosa di...